Ora vediamo se riesco a rifare questo video per l'ennesima volta. Ciao, io sono Luca, per The Japanese Dream e benvenuti finalmente a rifare un nuovo video qua sul canale YouTube. C'è da dire che l'anno appena passato mi ha portato tantissimi imprevisti che ora non starò qua a raccontare, quindi ci siamo un po' persi sul canale. E l'anno nuovo non è incominciato sicuramente meglio, però sto cercando di farmi recuperare il tempo perduto in modo da fare nuovi video per voi del canale. Premetto che non sono qua per parlare del coronavirus, anche perché le notizie principali su questa pandemia che conosciamo ben poco non devono arrivare dagli blogger o dagli youtuber come noi, ma devono arrivare dagli enti ufficiali dello Stato e del mondo, come l'OMS e cose del genere. Quindi mi raccomando, seguite le linee guida dello Stato, state a casa, lavatevi bene le mani, evitate i contatti esterni il più possibile e prima o poi ne usciremo. Quindi il mio compito sarà quello di creare dei contenuti per voi, un po' registrarci durante questi periodi di forzato riposo a casa e torneremo finalmente a fare dei video di lezioni di giapponese, di origami, di shodo, dei kanji e magari se riesco, ma quello è un po' più difficile, anche fare un po' di cucina giapponese. Che dite, vi piace? Anche perché non vi ho mai ringraziato per avermi continuato a seguire. Tantissimi commenti, tantissime mail, specialmente da mamme con bambini che hanno cominciato a fare l'hiragana, katakana, che mi chiedevano quando sarei andato avanti, che effettivamente ho tardato un pochino a fare, ma vi ringrazio veramente tantissimo, ho sempre risposto alle mail, un po' meno ai commenti direttamente sul canale, ma soprattutto perché siete riusciti a raggiungere 10.000 iscritti su questo canale, che è un traguardo veramente gigantesco. Io non credevo fosse possibile raggiungere così tanti iscritti, anche perché mi ricordo quando avevamo fatto i primi 100, 200, 300 iscritti, per me erano tantissimi. 1000 iscritti, 2000, 5000 sembra ieri. Oggi siamo già oltre i 10.000, il che io vi ringrazio veramente tantissimo, anche perché non avete mollato e proprio perché abbiamo raggiunto questo nuovo traguardo mi sento in dovere di creare nuovi contenuti qui sul canale e proprio per questo voglio parlarvi anche del futuro di questo canale. Come alcuni di voi avranno già notato, il canale è cambiato un pochino rispetto all'idea iniziale. Infatti, difficilmente vi dico subito, andrò nuovamente in Giappone, ma non per via del coronavirus, perché nel 2018 io e Carlotta ci siamo sposati, abbiamo comprato casa e ora vogliamo creare una famiglia. Di conseguenza, i fondi che andavano prima per viaggiare ora sono stati reindirizzati per la nuova casa e per creare una famiglia. E inoltre andavo in Giappone per lavoro, ma ora ho smesso di fare lavoro in Giappone e appunto ora lavoro solamente in Italia, che sta andando bene finché non hanno interrotto tutto quanto, ma sto continuando comunque col mio lavoro. Se volete vi linko anche l'Instagram personale in cui farò vedere un po' quello che faccio, cosa c'è, ma comunque c'è anche il mio Instagram, quello dedicato al Giappone, e seguite anche le vicende quotidiane, quindi appariranno anche i gatti. I gatti, perché molti di voi non sanno che abbiamo due gatti adesso. Ecco, lui è il primo arrivato in casa, che si chiama Tom York, un gatto rosso che poverino quando l'abbiamo preso era molto molto denutrito, invece ora è bello polposo, sempre mordicchiello, hai visto? Però bene o male non mi fa male, quindi accettabile. Lui gioca, sa benissimo dove deve arrivare. Invece, questo qui è il maschio. Guarda, chiudi la bocca, se no ti entrano le mosche. Ora però vado a prendere la femmina, che è veramente spettacolare anche lei. Andiamo. E invece lei è Lilith. Nome da gatto che screga, un po' nerutta pancheronone, proprio una personalità totalmente diversa rispetto all'altro gatto. Molto più tranquillo, poverino, gli stiamo mostrando tutte le vergogne. Non sembra felicissimo, però lei vuole sempre andare in giro e seguire l'altro. Non si capisce mai chi dei due comandi a casa, ma stanno tutte e due bene. L'altro ora ha deciso di graffiarmi una lampada per illuminazione dei video, però cerchiamo di metterli a posto. Li vedrete parecchio, forse nei prossimi video.
Beh, comunque dicevo che il canale ora sarà indirizzato di più appunto sulle lezioni di giapponese, sui kanji, lo shodo, gli origami abbiamo inseriti. Faremo comunque sia delle guide di viaggio per chi vuole andare in Giappone appena la situazione finisce e migliora, magari nelle Olimpiadi che hanno appena rinviato nel 2021, magari uno vorrà organizzare un viaggio. Cercheremo comunque sia di fare dei progetti, ma principalmente non mi vedrete più fare dei video che mi sembravano un po' forzati per me, cioè mostrarvi in giro al Giappone, anche perché, come vi ho già detto, per ora non ho intenzione di ritornarci. Vi sarete chiedendo come mai ho la cuffia, non perché sia così, ma più che altro perché ho i capelli, che sono i capelli da quarantena, di conseguenza sono capelli molto molto voluminosi, perché ne ho tanti, meno male, e quindi ho deciso un po' di appiattirli con questa cuffia, perché altrimenti sembro Lionel Richie, quindi cerchiamo di minimizzare un pochino. Bene, quindi io vi ringrazio per aver continuato a seguirci e ci vedremo molto presto con nuovi video qua direttamente sul canale YouTube e sull'Instagram dedicato al Giappone. Non mi resta che dirvi alla prossima e buona quarantena.